Snaga, associazione che offre assistenza sanitaria a chi all'assistenza non ha diritto, presenta uno spaccato della città e più sconosciuto. Sempre più disoccupati, sempre più quelli senza fissa dimora. Naga, associazione che dall'87 si occupa di dare assistenza sanitaria a chi ne è escluso, ha pubblicato il rapporto 2014 sull'immigrazione. Hanno collaborato varie università e centri studi, è basato su 15.000 utenti, il 90% di loro senza permesso di soggiorno, provenienti da Nord Africa, America Latina, paesi dell'Est. Un dato spicca sugli altri: a dispetto della rabbia crescente verso gli irregolari, accusati di togliere lavoro agli italiani, l'evidenza statistica, l'immigrazione in Italia è in calo. L'ISMU ha appena dato l'ultima stima di immigrazione irregolare, raggiunto il 6% degli immigrati, che è il minimo storico. Gli ingressi in Italia, sia regolari che irregolari, stanno diminuendo. Questo voglio dire, io vedrei il lato negativo della questione. Siamo un paese che ha meno attrattività sui flussi migratori. La ricerca evidenzia che gli immigrati sono istruiti, il 40% ha un grado di scolarizzazione media superiore o addirittura universitaria, ma più della metà di loro ha perso il lavoro e sempre tra loro è raddoppiata la quota dei senza fissa dimora. Molte donne stanno perdendo la possibilità di risiedere presso il datore di lavoro, perdono il lavoro come colf, come badante, perdono la residenza presso il datore di lavoro e si trovano per strada. L'Italia va avanti da decenni a parlare di emergenza immigrazione, a negare il fatto che sull'immigrazione occorre avere un pensiero che va al di là dell'emergenza. La sorte dell'ospedale di Bozzolo nel